Ciao amici! Sapete che esistono dei rimedi naturali per ottenere capelli sani e forti? Sì, comprare una parrucca colorata non mi sembra molto naturale. I capelli rischiano di rovinarsi sia per intemperie esterne come pioggia o umidità, sia perché con il passare del tempo indeboliscono, si sfibrano o addirittura cadono, anche per le continue tinte, mesh, piastre o lozioni che rischiano di rovinare i capelli. Prendersi cura dei capelli significa prendersi cura della salute e della bellezza. E come farlo al meglio se non nutrendoli con alcuni rimedi naturali? Vediamoli insieme! Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Attenzione alla dieta! Nessuna cura del capello può prescindere da una dieta sana. Sono le vitamine, i minerali e certe sostanze nutritive a renderli forti e lucenti. Utili le vitamine A, B, E e minerali come ferro, zinco, rame, magnesio e selenio, contenuti in alimenti proteici come pollo, uova, legumi e pesce. Oppure nelle verdure come spinaci, broccoli, peperoni, cavoli, prezzemolo e nella frutta come pompelmo e avocado, nei cereali integrali e nell'avena. Essenziali anche gli omega 3 di pesce, semi di lino, noci, fagioli e mandorle. 2. Assumere integratori vitaminici. Potete ottenere un risultato migliore aggiungendo alla dieta degli integratori. Sono molto efficaci per proteggere i capelli, la vitamina B9 e la B6. Ma anche olio di pesce, lino, olio di enotera, ginseng e ginkgo biloba. 3. La maschera all'uovo. Cosa c'è di meglio per nutrire i capelli di una bella maschera all'uovo? Per realizzarla bisogna sbattere un uovo con 4 cucchiai di olio di vinacciolo, applicare sui capelli per 30 minuti, poi lavarli con uno shampoo delicato. Se fate questa maschera una volta al mese, l'effetto sarà assicurato. 4. Perché non provare una tisana sui capelli? Non tutti sanno che le tisane sono efficaci per rafforzare il cuoio capelluto e che si possono usare per fare l'ultimo risciacquo dopo shampoo e balsamo. Vi consiglio per questo scopo le tisane con rosmarino, salvia, ortica e bardana. 5. L'aloe vera. L'aloe vera può prevenire la caduta dei capelli e ridare loro lucentezza. Basta mescolare gel di aloe vera con del succo di limone, massaggiare il cuoio capelluto con questa miscela e lasciare riposare per 20 minuti prima di risciacquare, da fare una o due volte alla settimana. Potete rinforzare i capelli anche assumendo del succo di aloe vera ogni giorno. 6. Olio di ricino. L'olio di ricino è benefico per i capelli per il suo contenuto di vitamina E e acidi grassi. Preparare un composto con una parte di olio di ricino e una di olio di cocco o di oliva. Applicare, lasciare in posa 45 minuti e poi lavare con uno shampoo lavante ma leggero. Avete visto amici com'è facile nutrire i capelli con questi 6 rimedi naturali? Se volete prendervi cura dei vostri capelli e conoscere altri rimedi, vi ricordo il mio ebook Capelli Sani, ricco di rimedi e suggerimenti naturali. Lo trovate sul link in descrizione. Per vedere tanti altri video sulla salute del nostro organismo è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale, abbonatevi al canale. La salute e la bellezza sono importanti anche per i vostri amici. Condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio con la naturopatia di Simona Vignali.